Cari sportivi appassionati di calcio, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri. Di fronte Don Carlo Misilmeri Aspra, penultimo atto del girone di andata e penultimo atto del 2023 nel campionato di eccellenza girone A. Lucio, se c'è la possibilità! La battuta per Tarantino, la sponda Costantino, ci prova Zummo, la fa sua Federico, la palla per Spasa, è zona tiro per lui, ci prova, pallone che si perde sopra la traversa, con la palla ce l'ha sempre l'Aspra. Palazzo, lancio a cercare Barbera, la volée di Barbera, pallone che non trova la porta. Federico fermato, allora palla di Giglio per Costantino, Zummo, poi palla ancora lì, Costantino prova a liberarsi, ancora calcio, ancora Zummo, calcio d'angolo. La palla in mezzo, colpo di testa di Pavicic che segna, ma l'arbitro ha fermato tutto per un fallo e allora non vale il gol. È Zummo che la mette a terra. Battuta lunga a cercare Pavicic, eccolo l'argentino che va anche a calciare, blocca Crisafulli da parte di Tarantino, corre a sinistra Tarantino, il tocco per Giglio, Giglio con il cross e Barbera tutto solo si divora il gol dell'1-0. Seconda chance per Bertoglio che di testa la serve a Palazzo. Matera lotta, la recupera, Federico cerca spazio, Federico ingresso in area, Federico sinistro sopra la traversa, deviazione di Crisafulli e allora calcio d'angolo. Pallone questa volta sul primo, allontana Palazzo, la Vardera costretto a giocarla velocemente, palla ancora una volta che si impenna col vento, Matera per Pavicic, parata, poi Matera fermato da Crisafulli, doppia palla, gol enorme. Arriva Pellegrino, alimenta ancora l'azione, Pellegrino accelera sulla sinistra, Pellegrino con il cross e la palla che entra, è il clamoroso autogol da parte di Tarantino che sblocca il punteggio in favore della Don Carlo Misilmeri. Santa Guida, lancio a cercare Giglio, Giglio prima di Aspasa, Giglio spalla alla porta, prova a girarsi, raddoppiato, ancora Giglio propone, dove c'è Zummo che blocca. Battuta lunga, cerca Matera che corre contro Terrasi, Matera riesce a recuperare palla, Matera calcia! È il gol del 2-0, Federico Matera ancora in gol, poi va giù il numero 9, ma ha raddoppiato per la Don Carlo. Troppo lungo per Piscopo, arriva la Vardera che gliela porta via, la Vardera ingresso in area, la Vardera uno sguardo al centro, fuori gioco di Pavicic, annullato il gol all'argentino, larga dall'altra parte dove c'è Bertoglio, Bertoglio palla per Romano, non granché questo passaggio, poi Federico rischia di perderla, arriva Romano, un po' di confusione, Bertoglio converge, va a calciare Bertoglio, 3-0 Don Carlo Misilmeri, grandissimo tiro e primo gol in biancorosso per Bertoglio. Pellegrino, Romano, Federico, lancio a cercare Pavicic, posizione regolare per l'argentino, non esce Crisafulli, Pavicic, Crisafulli, Romano subito per Matera che ha spazio per avanzare, Romano, tocco per Pavicic, deviazione, calcio d'angolo. Don Carlo con Federico che chiama lo schema, fischia l'arbitro, Federico al primo, deviazione, il gol da parte di Espasa che bissa il gol di Mazzara e firma il 4-0 per la Don Carlo Misilmeri. E scambio con Bertoglio, Cerniglia, scambio, pallone che arriva in area, Pavicic calcia, Crisafulli, Cerniglia sopra la traversa, Cerniglia, Maltese per Pavicic che si gira, Pavicic serve dall'altra parte, Sheriff, il tiro, la traversa, pallone ancora lì, Pavicic e il fallo, quindi annullato anche questo gol. Poi il cambio gioco, arriva Sheriff in anticipo, è tutto buono perché è in posizione regolare Maltese, a tu per tu con Crisafulli, Maltese
Poi Pavisic calcia, respinta. Per Ricciulli, che può correre. Ricciulli. Lato corto, però pone la palla in mezzo, deviata. Pavisic! Arriva finalmente il gol anche per Santiago Pavisic. E la rete del 5-0. E qui dedica speciale abbastanza eloquente. Bertoglio per Ricciulli. Accelera Ricciulli, prova a puntare Saia, serie di finte, Ricciulli, calcia Ricciulli! Deviazione di Crisafulli, calcio d'angolo. Pellegrino, la tocca a Sheriff, pallone di ritorno, Pellegrino, ingresso in area, se la porta sul sinistro, prova a piazzarla, Crisafulli in qualche modo ancora! Riccardo Pellegrino è il numero 6 che fa il gol, numero 6 per la Don Carlo Misilmeri. Per l'arbitro basta così su questa giocata di Espasa, vince e stravince la Don Carlo Misilmeri 5-0 ai danni 6-0 ai danni dell'Aspra.